Oroscopo Paolo Fox, classifica da mezzogiorno in famiglia. Ecco la classifica di Paolo Fox da mezzogiorno in famiglia. L'oroscopo settimanale segno per segno. Al dodicesimo posto troviamo la Bilancia, situazione un po' particolare perché adesso inizia un transito di Venere. È probabile che ci siano cose da mettere a posto. Chi ha una storia da tempo è possibile che debba incontrare il partner. Undicesima posizione per l'Ariete, dovrete affrontare il transito di Venere un po' agitato. Lieve tensione, poche certezze nel lavoro. Decimo posto per il Cancro. Siamo alla resa dei conti. Occorre capire in amore come comportarvi. Quando un amore inizia a difettare sul piano della sensualità, voi iniziate a guardarvi attorno. Nona posizione per il Sagittario, adesso siete in attesa. Non si tratta di un periodo negativo, ma siete impazienti. Ci sono stati rallentamenti e questo vi ha messo ansia e nervosismo. Ottavo posto per lo Scorpione, per voi ora conta molto l'amore. Non perdete tempo con il passato e non cercate inutili vendette. Dal 10 marzo inizia una nuova prospettiva grazie ad Urano. Settima posizione per i Pesci. Per molti gennaio è stato complicato, adesso occorre essere più sereni. Se c'è stata una separazione, voltate pagina. Sesto posto per il Leone, ogni vostra azione adesso è importante. Per voi la competizione è un riferimento stabile e per questo siete spesso un po' arrabbiati. Quinta posizione per i Gemelli, gennaio è stato un mese pesante per la forma e le trattative, ma adesso si sta per sbloccare qualcosa. Quarto posto per il Toro, le scelte d'amore saranno più facili da gestire. È possibile che arrivino buone risposte. Terza posizione per il Capricorno, avete una marcia in più. Si possono portare avanti i progetti, avete voglia di vincere. Incertezza nel weekend. Secondo posto per la Vergine, avrete un bel cielo, anche per le persone che vi sono attorno. Prima posizione per Acquario, in questi giorni avete una buona capacità di azione. Settimana importante, fine settimana interessante. Oroscopo Paolo Fox, oggi 3 febbraio 2019. Andiamo a vedere l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 3 febbraio 2019, soffermandoci sull'analisi segno per segno. Tornano ad emozionarsi i Gemelli, a cui Paolo Fox nel suo oroscopo sull'Ateniele consiglia di festeggiare il fatto che Venere non sia più opposta. Ora l'amore porta con sé meno tormenti, mentre in amore arrivano note positive, eppure sarà quello di marzo il mese di recupero. Ora gettate le basi, anche per quanto riguarda le storie e le amicizie. Che diventeranno più belle il prossimo mese. Giove resta in opposizione, causando delle piccole incomprensioni sul lavoro, soprattutto se avete cambiato ruolo o incarico. Ha voglia di parziale rinnovamento il Capricorno, che non vuole mai buttare via il suo passato.
ma è anche il momento di cominciare a fare cose nuove, ad esempio potreste ritrovarvi a fare scelte che vi spingono a cambiare soci. L'amore tornerà protagonista e attenzione ad un sogno nel cassetto perché presto potrebbe realizzarsi. In ripresa i pesci, la cui ostilità di Venere termina oggi, ma non si può risolvere tutto subito. Ma se non mancano coraggio delle proprie idee e voglia di amare, non si sbaglia mai. A tal proposito, potreste trovare persone che provano passione nei vostri confronti. Punto. Non è un bel periodo per il Cancro che, secondo le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox sull'Ateniele, si sente sotto pressione questa domenica. Questo mese comincia con alcuni dubbi nella sfera sentimentale, ma riguardano anche le persone che hanno una relazione duratura. Bisogna fare attenzione ai pettegolezzi e alle chiacchiere. E se è la pietra dello scandalo perché sta con una persona ma ne desidera un'altra, allora l'attenzione deve essere doppia. Un altro segno che si ritrova ad affrontare una domenica difficile è il Leone, che deve fare attenzione alle relazioni e ai rapporti interpersonali. Questo è un segno che si sta dando molto da fare, ma c'è ancora una prova da superare. Come se non bastasse, bisogna stare attenti alle questioni economiche e professionali. Nel gruppo dei segni in difficoltà trova spazio anche la Bilancia, reduce da mesi in cui è chiamato ad avere grande cautela. Questa è una fase di indecisione e di situazioni da chiarire, ci sono poi conflitto sul lavoro. Ma è anche un mese ricco di novità. Quindi la prudenza è d'obbligo. Sta per cominciare una settimana molto positiva per il Toro. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox sull'Ateniele, ha una bella luna e molti progetti in vista. Soprattutto i prossimi mesi saranno importanti, ma lo saranno ancor di più per chi possiede un'attività in proprio. Queste previsioni tranquillizzano i nati sotto il segno del Toro, ma d'altra parte sono sempre loro al timone. Chi invece non ha raccolto molto finora può stare tranquillo perché con impegno si può ripartire. Non bisogna dimenticare però di investire anche nei sentimenti e quindi nell'amore. A proposito di previsioni positive, la Vergine ha una Venere molto bella in transito, quindi è un periodo di novità importanti, ma non bisogna farsi travolgere dallo stress. Chi vuole vivere una storia d'amore senza però lasciarsi coinvolgere troppo rischia di arrabbiarsi con chi invece non è il massimo della razionalista. In ripresa l'Ariete, che ha una luna migliore. Questa è una fase nella quale prende le distanze da chi sembra incoerente o non intrigante, anche perché sente di doversi liberare e dire quello che pensa, ma bisogna fare attenzione alle incomprensioni. Classifica settimanale di Paolo Fox, l'oroscopo dal 3 all'8 febbraio su dipiantv.stelle e oroscopo grazie a Paolo Fox, che ci regala la classifica della settimana e le previsioni per i primi giorni di febbraio. DPTV ci aiuta a scoprire i segni più fortunati, fra cui troviamo il Toro. I single hanno il vantaggio di Venere per parlare d'amore, anche se i sentimenti non sono semplici a causa dei tanti impegni di lavoro.
la passione sarà comunque alta, anche per le coppie che vogliono recuperare oppure per chi è alla ricerca di un nuovo rapporto. Saturno e Venere sono infatti in ottimo aspetto e conoscere nuove persone sarà molto semplice. In recupero invece il lavoro, anche se i problemi legati all'anno scorso sono ancora presenti. I single dei Gemelli sono riusciti a resistere alle turbulenze di gennaio ed ora recuperano. Andrà meglio nel corso del mese, anche se le coppie possono contare su lunedì e martedì come giornate fortunate. Possibili problemi con Vergine e Pesci. Nel lavoro ci sono ancora delle situazioni da chiarire. Meglio trovare un accordo piuttosto che attaccare. Sarà un febbraio migliore per i single della Vergine che hanno appena chiuso un mese difficile. Nuovi incontri in arrivo e miglioramenti anche per le coppie. Sarà utile organizzare convivenze, nozze ed eventi importanti. Contatti con Ariete, Toro e Capricorno. Nel lavoro ci si potrà lanciare nei progetti per il futuro, per un recupero che permette di risollevare le finanze. Il Capricorno a Venere nel segno, che è alla ricerca di un rapporto, è avvantaggiato. Anche chi vuole più stabilità potrà contare su Saturno, anche se qualcuno potrebbe avere da ridire per una persona poco coerente. Le coppie sono in risalita e si guarda verso il futuro, con decisioni importanti e bilanci significativi. Entrate in aumento nel settore lavorativo, dove la parola d'ordine sarà innovazione. Tutto è nelle mani dei nati del segno, la fortuna sarà dalla loro parte. Procede bene l'amore per i Pesci, anche ai nati del segno che a gennaio hanno affrontato una separazione. Chi combatte ancora con le tensioni, non ha ancora spezzato un legame difficile. La prossima settimana sarà in risalita. Marte e Giove in ottimo aspetto permettono alle coppie divise di riavvicinarsi oppure di sanare le ferite. Incontri importanti nel lavoro, anche se le cose inizieranno a muoversi la prossima settimana. Meglio non stancarsi. Sagittario sogna un nuovo amore. Paolo Fox ha già annunciato la sua classifica settimanale, grazie a Di Più TV che ci aiuta a scoprire le sue previsioni. 4 stelline solo a Leone, che potrà agire in campo sentimentale. Innamorarsi è possibile ed anche i separati sono in risalita. Le coppie ufficializzano i rapporti e confermano le scelte importanti. Chi vive delle difficoltà potrebbe allontanarsi. Opportunità dietro l'angolo nel lavoro, bisogna sfruttare al meglio i prossimi giorni. 3 stelline invece per l'Ariete, visto che in amore potrebbe decidere di parlare per via di alcune insofferenze. Ansia per gli alti e bassi della relazione. Le coppie separate non riescono a staccarsi dal passato e la passione lascia a desiderare. Importanti invece le scelte lavorative, anche se spesso saranno imposte. I single dello Scorpione possono iniziare nuove relazioni grazie alle stelle. Soprattutto per quanto riguarda gli uomini, che riescono a superare gli ostacoli con maggiore facilità.
Le coppie che sono riuscite a resistere sono in via di recupero. Venere favorisce i chiarimenti. Nel lavoro vanno completate le situazioni sospese, per una chiarezza necessaria. I single del Sagittario vorrebbero vivere un nuovo amore e Venere è d'aiuto. I nuovi incontri saranno importanti. Le coppie sono più forti lunedì e martedì e qualcuno potrà realizzare un sogno nel cassetto grazie a Marte e Giove favorevoli. Possibili ritardi nel lavoro, per via di alcune incertezze che devono essere superate. Giove aiuta a prendere decisioni. Marzo importante per i single dell'Acquario, per via di Venere nel segno. In questo mese ci potrebbero essere dei rapporti difficili con Leone e Toro, per via di tensioni passate. Le crisi sono ancora presenti per le coppie, per una settimana comunque di recupero. Luna nel segno non facilita invece chi è in difficoltà. Nel lavoro ci sarà da rimboccarsi le maniche, saranno necessari pazienza e impegno per superare le critiche. Oroscopo Paolo Fox, momento di riflessione per la bilancia. L'oroscopo di Paolo Fox ci svela quali segni si trovano nella posizione finale della classifica. Anche questa settimana l'astrologo ritorna su Di Più TV per regalarci le sue previsioni, a partire dal segno del Cancro. Saturno e Venere non aiuta l'amore, per i single ci saranno tempi duri. Forse anche un po' per paura del nuovo. Le coppie vivono delle discussioni e polemiche. I prossimi mesi saranno migliori e con prospettive per il futuro. Nel lavoro ci sarà da tirare le somme, forse per un contratto in ballo. I single della bilancia sono in un momento di riflessione per quanto riguarda i rapporti. I nati del segno non vogliono persone al loro fianco che non siano sincere. Dovrà prendere una decisione chi vive due storie parallele. Le coppie sono senza forze e vorrebbero essere propositive, ma la prudenza impedisce di fare dei passi in avanti. Anche in famiglia. Cielo coperto nel lavoro, anche se i successi non mancano. Così come le polemiche, che oscurano l'entusiasmo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.